Buonasera a tutti, perdonate il ritardo, ma lo sapete, si corre da chiesa a chiesa, quindi anche in queste occasioni, ecco, si fa un po' di ritardo. Siamo qui per presentare, ecco, un'idea, un progetto intorno all'effigie della Addolorata, e siamo proprio a conclusione del mese mariano, e ieri la liturgia ci presentava ancora una volta Maria ai piedi della croce come Maria madre della Chiesa. Quindi questa immagine della Vergine dei dolori, oltre ad essere l'immagine del dolore di una madre, rappresenta, se vogliamo, anche l'immagine della Chiesa ai piedi della croce, quindi Maria madre della Chiesa. Passo la parola subito al parroco, quindi per il saluto e per presentarci anche. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di cuore a Don Antonio che dal primo momento ha dimostrato interesse di fronte a questo, tra virgolette, problema che riguarda l'immagine della nostra Addolorata, visto e considerato che l'intervento che bisogna effettuare sul manto della Addolorata è un intervento abbastanza importante. E io dico subito la giustificazione, ecco, di questa conferenza, perché essendo appunto un intervento importante, si è deciso che la comunità parrocchiale, in ogni suo componente, deve dire la sua. Infatti questa sera verranno presentati due preventivi e quindi due modalità di lavoro sul manto della Addolorata, in modo che la comunità sia a conoscenza di quello che è l'intenzione, ecco, della comunità parrocchiale di effettuare sul manto della Madonna. E Don Antonio è qui perché comunque il suo interesse lo ha portato verso questa restauratrice, che ci offrirà appunto di conoscere come lei interverrà sul manto, e poi ci saranno, presenteremo, ecco, anche un'altra modalità che da Salerno ci hanno messo a conoscenza, e sinceramente come parroco non posso da solo dire bisogna portare il manto a Salerno oppure portare il manto a Palermo da questa signora che appunto stasera ci presenta il suo modo di operare. È bello che ognuno di voi possa esprimere la sua opinione, infatti pensavo e speravo in una partecipazione diversa questa sera, proprio perché deve essere ogni componente della parrocchia a poter esprimersi su questo argomento. Quindi grazie Don Antonio per il tuo interesse, grazie al professore Apostino perché il suo lavoro è sempre efficace, essendo un uomo di storia, quindi può dirci sicuramente a quanto risale il manto attuale della Vergine Maria, e quindi magari se scegliere, optare per un restauro oppure per una sostituzione del manto, io credo che bisogna tenere conto anche del contesto storico, ecco, nel quale della contestualizzazione storica lì dove il manto è stato appunto creato e messo sulle immagini create da tanti foriani che in passato comunque l'hanno contemplata, l'hanno guardata, e ora parlare di sostituzione sembra quasi una profanazione del manto. Comunque è la parrocchia che deve decidere, la parrocchia, è come se il parroco, ecco, passasse la patata volendo il manto ogni battezzato, ogni parrocchiano, perché tutti insieme possiamo decidere. Caro professore, Don Beato già anticipato il suo intervento
E noi sappiamo quanto la diocesi, ecco, è debitrice insieme a Monsignor Camillo D'Angra per tutta l'opera che c'è stata nel corso del tempo nel mettere a posto e sistemare, oltre che all'archivio diocesano, alla stessa storia diocesana. E un po' sono andato a spulciare tra le sue ricerche. Perché? Perché mi sono chiesto, ecco, da quanto tempo possiamo accertare la presenza del culto della Vergine Maria qui a fondo. E il professore, nelle sue tante ricerche che ha fatto, soprattutto ecco, sul culto dell'Addolorata sull'isola Ischia, andando a prendere una relazione del parroco Giuseppe Pezzillo al vescovo Monsignor Trapani, parla che nella sua parrocchia, nella sua chiesa, vi sono ben 7 altari, di cui uno della Beata Vergine Santissima Addolorata. E quindi parliamo del 30 di novembre del 1699, quindi una data che approssimativamente ci dice della presenza della Vergine Maria in questa comunità parrocchiale. Quindi è già un punto di partenza. E adesso a lei la parola per tutto quello che ha da dirci, soprattutto su questa immagine e soprattutto sul suo manto e sui manti che ci sono, perché noi durante il venerdì di Passione la vediamo, ecco, camminare nelle nostre strade con quello che possiamo definire l'abito della festa. Beh, la data del 1699 naturalmente non significa che quell'anno è stato istituito il culto verso la Vergine Addolorata. Sicuramente potrebbe essere dato istituito, come dire, messo su nel secolo XVII, però perché prima di questa data, prima del 600, almeno a Foggia non abbiamo tracce di culto alla Colorata. Comunque il culto, diciamo così, alla Colorata sull'isola già c'è stato. Non dimentichiamo che il vescovo Pastinello era un servitore e quindi probabilmente sarà stato proprio lui uno di quelli. Però prima ancora del vescovo servito, prima ancora di Pastinello, nella chiesa di Santa Maria della Scala, quindi di Agostiniani, c'era una confraternita della pietà, e quindi già il culto della Colorata comincia fin da questo momento. Comunque, il culto della Colorata fu antichissimo, questo lo possiamo dire senz'altro. La presenza di un'immagine della Colorata è documentata, perché se c'è un altare dedicato alla Vergine Addolorata c'è anche sicuramente un'immagine, e secondo me questa immagine che noi vediamo è proprio quella che stava nell'antica chiesa di San Sebastiano, non qui. Questa innanzitutto all'epoca non esisteva, cominciamo a dire questo, nell'antica chiesa di San Sebastiano, e poi di là è stata naturalmente a seguito purtroppo tutte le vicende un po' movimentate, ecco, della sede parrocchiale, e quindi ha girato prima, è andato un momentino sicuramente a San Gaetano, poi sicuramente ci sarà già un'immagine della torre, poi diventa qui. Quindi è un'immagine, diciamo così, devozionale, popolare. Sicuramente, credo, però questo non è, dico sull'esperienza che mi sono fatto leggendo certe carte, che a un certo punto delle persone si sono messe insieme, ci dobbiamo fare un'immagine della Madonna Addolorata, e hanno raccolto qualcosa, e hanno, quindi si sono rivolte ad uno scultore, e queste statue devozionali destinte, in effetti, la parte scultore
limita al busto e poi alle mani. Tutte le statue, soprattutto nel 600, fino a metà 700, sono state vestite non a miei piedi.